Sono trascorsi 15 anni dalla strage nel canale d'Otranto, dove una collisione tra la nave albanese Cater Prima Radez e una motovedetta della Marina Militare Italiana Sibilla provocò la morte di 81 persone, tra queste tanti bambini. A distanza di tanti anni il dolore delle famiglie e delle vittime si rinnova nel ricordo. Di fronte allo specchio d'acqua del porto interno di Brindisi la commemorazione alla presenza di Monsignor Rocco Talucci e poi quel lancio di fiori, tanti a simboleggiare le vite spezzate. La morte sembra una contraddizione, ma la morte non annulla la vita. In questo senso io mi apro alla luce cristiana per poter dire vivono ancora, perché una memoria che sa di passato, che al massimo può dare un sentimento per il presente, ma che non abbia un futuro, non ha un significato. Noi vogliamo ricordare appunto le vittime di quella tragedia, ma vogliamo anche ricordare tutte quante le vittime delle tragedie sul mare dell'immigrazione. Accade tutti i giorni di sapere, di avere notizie che migranti provenienti dal Nord Africa o anche dall'altra parte dell'Adriatico appunto reperiscono in mare. Nella giornata del ricordo l'affetto delle vittime supera la rabbia e il risentimento per chi quel venerdì maledetto di 15 anni fa provocò la strage. Non c'è spazio per simili sentimenti, dicono, perché la giustizia ha fatto il suo corso. I due comandanti, l'uno della corvetta Sibilla e l'altro della nave albanese, sono stati condannati a 3 e 2 anni per omicidio colposo.